Benvenuti su In Scia. Continua il test delle corone con lo Shimano Ultegra DI2 12 velocità. Sono partito dalla 50-34, quindi da una compact. Ma avendo avuto modo di poter provare anche la 52-36, visto la popolarità di questa combinazione, quindi una semi-compact, mi sono deciso di portare avanti il test che ovviamente ho effettuato in base alle mie capacità e necessità, che sono quelle proprie di un ciclista medio che fa circa 10.000 km annui tra bici da corsa, gravel e mountain bike. È un caldo che non ci si crede, infatti mi è partita l'allergia a bomba, che giustamente sono allergico ai cipressi vivendo in Toscana. Ho provato quindi per alcune settimane il 52-36 col solito pacco pignone 11-30 dietro e queste erano state le mie impressioni. Prime impressioni, perché sto provando solo da qualche settimana, sono un po'... chi me l'ha fatto fare, ecco. Pur divertendomi molto in discesa, mi piace avere un qualcosa di un po' più leggera, un po' più vicino alla mountain bike o alla gravel. È molto soggettivo ovviamente il tutto, ma ad essere sincero le prime impressioni sono un po' discordanti, però ecco, la sento che è più dura. Ovviamente ci si abitua a tutto, ho provato anche le mostruose 53-39 che all'inizio ti esplodono i quadricipiti e i polpacci, però poi ti ci abitui. Come avrete capito, quindi la mia scelta era pressoché ormai consacrata sul compact, ma mi sono chiesto, potrebbe essere il mix tra i due la scelta effettivamente migliore? Economicamente non ha molto senso, perché è anche difficile rivenderle delle guarniture 50-36 per esempio, però visto che ce l'avevo ho detto, io a questo punto faccio la prova ed effettivamente è proprio quella che sto testando ora. Ovviamente, come tutte le cose, ci vuole un periodo un po' di rodaggio, ci si abitua a tutto, eh. 52-36 va benissimo per chi vuole approfittare di quel tipo di rapporto. Adesso l'esperimento è la 52-34, quindi se voglio spingere in pianura o in discesa ho la possibilità, ma se voglio tirare un po' remi in barca e salire a passo di lumaca cercando di sacrificare il meno possibile le gambe, ho la possibilità. Malgrado il Garmin non riconosca il fatto che ho un setup diverso, ovvero 52-34. Per il setup dell'app YouTube di Shimano, questa è una combinazione che non è possibile. Quindi a dirla tutta, non è affatto male avere la possibilità di tirare un rapporto lungo nella pianura e in discesa, quindi col 52, e avere l'agilità del 34 quando si vuole salire agile per salite lunghe e salite belle toste. E devo dire che mi ci sto trovando veramente, veramente bene. Per iniziare suggerisco sempre la compact 50-34, su bici da corsa ovviamente. Per chi vuole un po' provare qualcosa che sta andando anche un po' di moda, secondo me, 52-36, che è una semi-compact, quindi in mezzo tra la 50-34 e la 53-39, che assolutamente preferirei evitare. E per il momento io tengo e continuo a testare la 52-34 per vedere come si comporterà anche nei periodi migliori dell'anno. O si fanno dei giri lunghi, salite lunghe, toste, e vedere un po' come la gamba può arrivare in fondo, no? Per il momento devo dire mi trovo molto bene, combinazione un po' Frankenstein, 52 per tirare pianura e discesa e 34 per non morire in salita. E come sempre rimanete in scia!